Ciao, sono Kirsty Making Denial Nails. In questo video vi farò vedere come fare un design con reticolato colorato e mylar colorato. Ho già preparato quest'unghia e ho già anche applicato una tip trasparente. Inoltre ho anche disidratato e applicato il primer. Adesso vado ad usare la polvere acrilica Natural Beige. Poiché quest'unghia è così piccola, non abbiamo bisogno di molto prodotto. Porto il prodotto giù l'unghia un po' di sbieco, con un angolo asimmetrico. Vogliamo comunque che questa parte qui sia trasparente. Invece sul resto dell'unghia vogliamo che ci sia del colore. Adesso vado a fare la zona cuticole, quindi non vado a drenare il pennello. Assicuratevi che il prodotto sia piatto, liscio e omogeneo, non volete un'unghia tozza. Bene, adesso prendo il reticolato ed il mylar rosa e vado solo a vedere quanto me ne serve prima di andare a tagliare. Non sarà una quantità enorme. E tagliate. Usiamo l'acrilico trasparente per farlo attaccare all'unghia. Assicuratevi che sia abbastanza bagnato e abbastanza sottile. Premeteci sopra con le vostre dita. Aggiungiamo ancora un po' di acrilico trasparente e attaccatelo per bene. Se volete, aiutatevi ad attaccare il reticolato con i lati delle vostre pinzette. E adesso andiamo ad applicare il mylar lungo questo bordo. Andiamo a prendere una piccola pallina di prodotto e poi direttamente nel vasetto per raccogliere un po' di mylar. Applicatelo lungo il bordo. Non deve essere perfettamente nitido, assicuratevi solo che sia nella zona di unione. Premeteci poi sopra con la parte finale delle setole per appiattirlo. Con parte finale intendo questa zona qua del pennello. Adesso andiamo ad incapsulare con il trasparente. Poi ci posizioniamo sopra la pinza e lasciamo che si asciughi. Vado a limare con la lima elettrica. E adesso vado a limare l'unghia nella forma desiderata. Anche sulla superficie per renderla bella liscia. Strofino la superficie dell'unghia con un po' di acetone puro. Questo renderà l'unghia più liscia ed omogenea. E adesso vado a sigillare il design con il Mega Gloss.
e poi catalizziamo. Andiamo a finire l'unghia con dell'olio per cuticole. Adesso potete capire perché ho lasciato l'unghia trasparente. In questo modo si vede bene la rete che abbiamo applicato e anche il mylar. Davvero super facile da realizzare. Questo è un design semplice che potete fare nel vostro salone usando il reticolato e il mylar. Tutti i prodotti usati oggi nel video sono qua sotto nel box informazioni, come sempre. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciarci un like sui nostri social media come Instagram e Facebook. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!